Dal Molise solidarietà e vicinanza dopo gli attentati terroristici di oggi in Francia e in Tunisia, eventi gravi e preoccupanti ai quali devono seguire azioni ragionate dell'Unione Europea. La classe politica non ha mantenuto le promesse fatte sulla tutela dell'ospedale di Venafro, per questo il Comitato Santissimo Rosario si prepara all'occupazione del nosocomio. La Procura della Repubblica di Campobasso ha disposto l'autopsia sul corpo del boscaiolo 26enne di Limosano, deceduto dopo essere stato travolto da un tronco. Una delegazione cinese è presente oggi all'Unimol, tra gli obiettivi quello di costruire più solidi rapporti con l'Oriente e le università locali. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Gli attacchi terroristici di oggi in Francia e in Tunisia scuotono anche il Molise, il primo in un impianto di gas industriale in cui è stato decapitato il titolare ed è avvenuta un'esplosione, il secondo sulle spiagge di due hotel in cui hanno perso la vita 28 turisti inglesi, tedeschi e belgi. Ancora una volta l'Europa e il mondo libero assistono ad un vile attacco terroristico con violenze barbariche. Le parole del Presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Niro, eventi gravi e preoccupanti, ha aggiunto che abbisognano di valutazioni attente e ampie, cui seguano azioni ragionate ma decise da parte dell'Unione Europea e della comunità internazionale. Di certo non si può piegare al terrorismo né cedere alla paura facendo il gioco di chi tira le fila e creare muri culturali tra popoli e religioni. Occorre dialogare con chi ha a cuore la politica, la pacifica coesistenza delle culture, delle religioni e dei popoli per ideare strategie concrete e forti per fermare queste violenze così brutali e ingiustificabili sotto ogni aspetto. Solidarietà e vicinanza, ha concluso Niro per quanto accaduto. Le promesse della classe politica per il mantenimento a Venafro del presidio ospedaliero non sono state mantenute. Il Comitato Santissimo Rosario, in segno di protesta, prepara l'occupazione dell'ospedale e della statale 85. Consiglio comunale monotematico qui a Venafro, convocato dal Comitato Santissimo Rosario in difesa del presidio ospedaliero che sta per chiudere. È molta delusione perché le autorità che sarebbero dovute intervenire, mi riferisco a quelle regionali, il presidente della regione Frattura non è presente. Franco Macerola, vicepresidente del Comitato Santissimo Rosario, che ha convocato questo consiglio comunale monotematico. Però chi ci doveva essere non c'è adesso. Vogliamo per giovedì delle risposte serie e concrete. A viva voce era stata fatta una telefonata alla Di Innocenzo, la quale ci aveva detto state tranquilli, lì a Venafro abbiamo preventivato una serie di attività tra cui la chirurgia ambulatoriale complessa, però in effetti oggi dovevano venire per rendere conto e per darci l'elenco completo delle attività che sarebbero state svolte al Santissimo Rosario. In effetti questa loro scelta di non venire per noi suona come l'ennesima presa per i fondelli e adesso siamo stanchi. In questi ultimi giorni abbiamo denunciato chi materialmente ha operato il trasferimento di ortopedia da Venafro ad Isernia, anche perché è ancora in vigore la sospensiva del TAR. Questa fretta non la comprendiamo, anche perché a breve il TAR dovrebbe far uscire la sentenza definitiva, quindi avrebbe chiarito un po' questi aspetti, perlomeno per quanto riguarda questo trasferimento di ortopedia. Sicuramente noi adesso inizieremo una serie di attività che andranno anche a coinvolgere la popolazione come abbiamo fatto in passato. Con il sindaco è stato concordato l'occupazione dell'ospedale, ma non solo, ci riverseremo anche sulle strade e con metodi sempre democratici, perché noi sì che rispettiamo la legge, noi faremo in modo che comunque sia la nazione si accorga anche di questo problema di Venafro, che però non è solo un problema di Venafro ma un problema di sanità pubblica. Si preannunziano delle azioni molto eclatanti, c'è poi una situazione molto particolare per quanto riguarda il veneziale di Isernia. Dagli elementi in loro possesso, dichiarazioni, varie certificazioni, il veneziale di Isernia non è collaudato e non è collaudabile, è una struttura che è stata fatta quando non c'erano le attuali norme sismiche. Insomma, è soltanto la prima pagina di un capitolo che riserverà molte sorprese non belle.
E il segretario provinciale del Partito Socialista Italiano Francesco Bonomolo e quello del circolo cittadino di Campobasso Fabio Di Lio chiedono le dimissioni del presidente della giunta regionale Frattura. Francesco Bonomolo, segretario provinciale di Campobasso del Partito Socialista Italiano, e Fabio Di Lio, segretario cittadino, convocano una conferenza stampa congiunta e chiedono le immediate dimissioni del presidente della giunta regionale Paolo Di Laura Frattura, a causa dei comportamenti estranei ai percorsi del centrosinistra che hanno determinato, a loro modo di vedere, mille e mille problemi, senza mai garantire il mantenimento dei posti di lavoro né riuscendo a predisporre programmi adeguati a trovarne di nuovi. La decisione scaturisce dall'ennesimo esempio negativo, la vicenda che ha favorito il reintegro in regione della segretaria regionale del PD Micaela Fanelli. Quando vediamo queste due disparità di trattamento tra la segretaria regionale del partito PD e gli altri corocò, allora noi non ci stiamo più a questo ragionamento. Non possiamo essere testimoni visto che non siamo neanche rappresentati nella regione, dobbiamo comunque dimostrare che questa politica a noi non ci sta bene. Quindi noi chiediamo fortemente le dimissioni di Frattura e anche ci appelliamo ai consiglieri regionali di sinistra, del centro-sinistra, di sfiduciarlo, visto che non rappresenta più il centro-sinistra, ma rappresenta forse poteri forti che a noi queste cose non ci interessano, non abbiamo più, non possiamo stare vicino più a questo tipo di logica di politica. La critica si sviluppa anche in seguito ad un'ultima ambigua decisione, quella di nominare alla scadenza del mandato presidenziale Quindino Pallante commissario dell'ARPA. No, togliendo a Quindino, a noi non aspettavamo che si andava verso un'altra direzione. Noi siamo costernati, cioè questo rinnovo si conferma che la politica di Frattura non è verso verso la sinistra, ma verso ai poteri forti. Quindi noi ovviamente restiamo veramente basiti a questa nomina qui. Michele Iorio prepara il ritorno in campo in prima persona sulla scena politica regionale. Subito le adesioni per promuovere nuove elezioni in Molise. Coloro i quali vogliono mandare a casa il governatore del Molise Paolo Frattura devono farsi avanti adesso. È l'invito di Michele Iorio che riallaccia le fila dei moderati e apre agli scontenti del centrosinistra. Non una semplice panchina per l'ex presidente, ma una guida sicura per il neo movimento politico che ha richiamato tra Isernia e Campobasso centinaia di simpatizzanti. Nei due appuntamenti non ci sono i vecchi amici di cordata del centrodestra alla regione, ma molti amministratori locali da sempre vicini alle sorti dell'ex parlamentare. Il nostro movimento, Insieme per il Molise, vuole essere la casa comune di una discussione, di un progetto che, partendo dal centrodestra, è disposto a discutere, a dialogare con quanti hanno votato a sinistra e si sono pentiti, e sono tantissimi. Io credo che vuole preparare il futuro. Per prepararlo noi poniamo una sola condizione: essere convinti del progetto, aderire sin da adesso a questa iniziativa e prepararci a delle elezioni che io spero avvengano nel più breve tempo possibile. L'attuale presidente Frattura ha una sola strada, quella di dimettersi. Per Michele Iorio l'architetto ha fallito su tutti i fronti: le crisi industriali, le crepe nel sistema sanitario, la disoccupazione galoppante, le società partecipate in via di chiusura, 23 milioni di euro per la metropolitana leggera, un progetto che manda in soffitta definitivamente l'autostrada Termoli-San Vittore del Lazio. Io credo che ci sia bisogno di un discreto ricambio anche generazionale per quanto riguarda il futuro di questa regione. Occorre però chi ha la capacità, l'esperienza per essere guida di questo processo. Io mi propongo di fare questo. E naturalmente poi la questione sulle liste, su chi sarà il presidente, saranno questioni che verranno affrontate successivamente. C'è la massima disponibilità a verificare quello che il Molise effettivamente vuole, e proprio a questo servono questi confronti.
Autopsia sul corpo di Luca Del Gobbo, il 26 anni di Limosano, travolto due giorni fa da un albero a busso mentre stava lavorando nel bosco di Montevairano. A disporlo la Procura della Repubblica di Campobasso. Dopo l'incidente il giovane era stato trasferito in condizioni gravissime al Cardarelli del capoluogo ed ora i carabinieri stanno indagando per capire l'esatta dinamica dei fatti. A Limosano proclamato il lutto cittadino. L'Assemblea dei Soci Gamma ha approvato l'esercizio di bilancio 2014, l'atto ufficializza il passaggio di consegne tra l'amministratore unico dimissionario, l'ingegnere Nicola Baranello, e il successore indicato dalla Giunta regionale, il dottor Giulio Berchicci. A comunicarlo il Presidente della Regione Molise Frattura. Siamo certi, prosegue il Governatore, che il nuovo amministratore unico di Gamma si muoverà nel solco tracciato dall'ingegnere Baranello, un solco contraddistinto da serietà, capacità e dedizione profuse ogni giorno alla soluzione di una vicenda complessa quale il rilancio della filiera avicola. Presidio di solidarietà con popolo e governo greci in serata manifestazione in piazza Prefettura a Campobasso. Piazza Pepe a Campobasso, alle mie spalle la prefettura, è un luogo dove spesso si svolgono dei presidi. Questa volta il presidio nasce all'interno del Partito della Rifondazione Comunista, che attraverso i social ha raccolto delle adesioni. Il motivo è una sorta di percorso di solidarietà con il popolo greco che in questo momento sta soffrendo e ha una grossa spada di Damocle sulla propria testa. La trattativa tra il governo greco e l'Europa, le cosiddette istituzioni europee, sembra stia arrivando ad un punto particolarmente drammatico. Insomma, no? Da quello che sappiamo, la Troica avrebbe dato la disponibilità a fornire 12 miliardi alla Grecia fino a novembre, purché venga accettato dal governo greco. Vengono accettate tutte le misure di ripristino dell'austerità, insomma. Questo è particolarmente grave, insomma, no? Perché queste politiche sono quelle che hanno messo in ginocchio il popolo greco, che hanno creato una vera e propria emergenza umanitaria con 400-500 mila famiglie che sono a livelli di povertà assoluta, bambini che non hanno il cibo, vecchi che non possono riscaldarsi, e la popolazione greca, il popolo greco ha risposto a tutto questo scegliendo un governo che invertisse queste politiche. Siamo di fronte alla volontà pervicace, perversa di questi ragionieri dell'Europa di impiccare un popolo alla logica del debito, no? Debito che peraltro, le cui origini vengono sistematicamente mistificate, no? Perché il debito greco si è costituito e si è formato allo stesso modo come si è formato il debito italiano, il debito spagnolo, prevalentemente per la concrescita degli interessi su se stessi e per sostanzialmente nel 2009 per il fatto che il debito privato delle banche è stato reso debito pubblico. Le patologie endocrino-metaboliche, approccio clinico-chirurgico e nuovi orizzonti al centro della giornata organizzata dalla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. Con illustri ospiti si è parlato di malattie alla tiroide e di altre endocrine. Una sessione inoltre è stata dedicata alla obesità, patologia in crescente aumento, soprattutto in Molise. Il trattamento dei pazienti con malattie neurodegenerative è intenso programma a partire da domani a Isernia nella sede dell'Istituto Mattei, proposto dalla Cooperativa Servizi Sanitari CSS. Il corso formativo è rivolto a psicologi, infermieri, geriatri e assistenti sociali. L'amministrazione provinciale di Palazzo Magno sollecita l'impresa Testa a riprendere urgentemente i lavori di sistemazione stradale in prossimità dell'abitato di Pietracupa. Opere ferme da circa un mese e forti disagi per gli automobilisti. Iniziati e inaspettatamente bloccati gli interventi di messa in sicurezza della provinciale 41 in territorio di Pietracupa. L'impresa Testa, aggiudicataria dei lavori, seppur sollecitata negli ultimi giorni dalla struttura tecnica di Palazzo Magno, ha sospeso le opere già da alcune settimane senza valide motivazioni.
Opere pubbliche attese da più di 2 anni dagli automobilisti e stoppate dopo appena una decina di giorni per rimuovere un fronte franoso inferiore al centinaio di metri. Il dissesto che gravita in prossimità di Pietracupa è uno dei più gravi e irrisolti lungo i 1500 chilometri di strade della provincia di Campobasso. Molte di queste arterie scontano la mancanza di ordinaria manutenzione da oltre 10 anni per le restrizioni finanziarie agli enti periferici. Per la provinciale 41, lunga poco meno di 20 chilometri e realizzata nei primi anni 80, sono stati disposti a malapena 150.000 euro, una somma che servirà a rimuovere il terreno in eccesso riversatosi sulla sede stradale, drenaggio e livellamento della carreggiata. Opere che potrebbero non essere sufficienti e riaprire da qui a pochi mesi le stesse ferite. Le amministrazioni provinciali di Campobasso e Isernia scontano oggi più che mai una penalizzazione di risorse finanziarie senza precedenti. Disagi che si ripercuotono sulla sicurezza scolastica, riscaldamento degli edifici e sulla manutenzione delle strade. A proposito di quest'ultime, senza l'apporto delle imprese esterne e con le sole forze dei pochi cantonieri rimasti, lo sfalcio delle erbacce ai lati delle carreggiate potrebbero terminare ad autunno inoltrato. L'Unimol ha ospitato una delegazione dell'Istituto di Tecnologia del Shangsu con lo scopo di costruire più solidi rapporti con la Cina e le università orientali. Nell'occasione Unioncamere Molise, cogliendo l'opportunità, ha presentato alcune aziende molisane di eccellenza collegate ai settori dell'enogastronomia. Dalla Cina al Molise, dall'Istituto di Tecnologia del Changshu all'Università del Molise, per un incontro davvero interessante di una delegazione accademica cinese con le massime figure istituzionali dell'Ateneo Molisano. Una iniziativa che tende a costruire la cooperazione e un rapporto sempre più solido con la Cina e le sue università, al fine di coniugare lo sviluppo, lo scambio, la ricerca, la didattica. Una occasione che Unioncamere Molise ha accolto, presentando agli ospiti l'eccellenza delle produzioni di alcune aziende del territorio regionale, che sono mosse a confrontarsi, cancellando alcune ataviche debolezze culturali e confidando sulla qualità dei prodotti con altri sistemi commerciali. Si è lavorato molto, questo anche noi come mondo camerale insieme alle imprese, e l'obiettivo più importante è quello veramente che si è creata questa coscienza di consapevolezza di essere all'altezza dei mercati internazionali, quindi non grandissime quantità, però prodotti di qualità che vengono accettati e venduti benissimo a livello internazionale. Questo è un obiettivo importante, anche oggi qui con questo incontro che c'è stato, il gemellaggio della Lunimol e una delle università cinesi della Cina del Sud. In questa occasione anche ci è stata data l'opportunità di avere la presenza di alcune eccellenze del nostro territorio, di imprese che sono presenti ma che vendono benissimo anche all'estero. Sono realtà produttive di gran livello che sono ormai pronte alla sfida di un nuovo e più significativo mercato. Io sono molto felice di aver messo insieme 5 delle aziende che secondo il mio parere hanno dei prodotti veramente top quality, come dicono gli inglesi. Sicuramente ce ne sono tante altre in Molise, però per andare all'estero bisogna avere coesione, bisogna avere serietà, bisogna avere puntualità e bisogna avere costanza, sia nel servire i clienti, che hanno sempre ragione, sia nella puntualità, perché loro hanno un sistema molto particolare, vengono a visitare le aziende, vedono come lavorano e poi fanno una cosa importantissima, pagano in anticipo. Quindi noi dobbiamo essere rispettosi di questo fatto. Io sono 18 anni che lavoro con l'estero e ho piacere di portarne in questo momento 5, in altri tempi ne ho portate altre 2 e spero che a queste si aggregheranno altre. Poi, siccome ci sono tante aziende che stanno lavorando bene, l'unica cosa importante sarebbe un sostegno regionale. Mentre l'Unioncamera e le Camere di Commercio fanno di tutto perché hanno nel loro proprio statuto, nel loro sangue, quello di aiutare le aziende, vedo proprio come il verbo nicchiare a livello regionale, quando invece molte sostanze nelle altre regioni sono messe al servizio delle aziende. Le aziende esportando aumentano i volumi, aumentano i posti di lavoro e l'economia risale.
Politico, giurista e sottosegretario di Stato alle Finanze, l'avvocato Francesco Colitto nel secondo dopoguerra è stato uno dei padri fondatori del Molise. Il ricordo dello scrittore Franco Ciancio al microfono di Massimo Dalla Torre. Sentiamo. Avvocato Cianci, chi era Francesco Colitto e perché è importante per il Molise? Dunque, secondo non solo il mio punto di vista, ma secondo credo il punto di vista di quasi tutti, anche coloro che ovviamente non l'hanno direttamente conosciuto, è stata la figura, credo, tra le più eminenti che il Molise abbia avuto, ma soprattutto perché è stato il vero fondatore della Regione Molise. Infatti lui, essendo stato costituente, membro della commissione dei 75 che fecero la Costituzione italiana tra il 46 e il 48, fu lui l'autore dell'introduzione di un emendamento all'articolo 131 della Costituzione che permise poi la Costituzione della Regione Molise, e la gente molisana deve saperlo e deve anche ringraziarlo in qualche modo. Mi dica. Ecco, avvocato, parlando di Regione Molise, sicuramente l'onorevole Colitto non sarà molto fiero di quello che sta succedendo oggi, sì. Ma lo ricordiamo anche come fondatore della Banca Popolare del Molise. Fu lui il fondatore della Banca Popolare del Molise tra gli anni, diciamo, a partire dal 48, dal 1948. Lui girava in sostanza tutto il Molise indefessamente, con la tessera del partito nelle mani e con un'azione nell'altra, con la quale naturalmente coinvolgeva il popolo molisano in questa ampia platea di azionariato popolare. Da giurista come si può definire l'avvocato Colitto? Un grande giurista è stato, un grande conoscitore, è stato anche professore universitario di diritto del lavoro, che allora si chiamava diritto corporativo durante il ventennio fascista, sì, eh? Un grande conoscitore, tant'è vero che durante il biennio 46-48 in cui si elaborò la Costituzione italiana, da parte proprio di Umberto Terracini, che era il presidente della commissione, fu incaricato di introdurre delle norme fondamentali, come appunto quella del regionalismo, del processo giusto 111 della Costituzione e di altre norme. Da padre fondatore della regione parteciperebbe a questa grande cagnara? Ma io credo che si troverebbe molto male Colitto, sì. Si troverebbe molto male, non a suo agio, penso. Due giorni a Pizzone dedicati al Festival delle Erbe, domani e domenica spazio a percorsi erboristici e botanici, a benessere e ad incontri, degustazioni ed intrattenimento. Ne ha parlato il sindaco Letizia Di Iorio. Letizia Di Iorio, sindaco di Pizzone, il 27 e il 28 giugno, tutti a Pizzone, perché? Perché c'è per la prima volta a Pizzone il Festival delle Erbe, un festival itinerante che visiterà 7 comuni del Molise. Il 20 e il 21 si è aperto ad Agnone. È un festival molto interessante perché attraverso delle personalità esperte in materia si abbracciano varie tematiche attraverso la risorsa dei nostri territori, che è quella delle piante appunto. E le tematiche riguardano l'aspetto culinario piuttosto quello del benessere psicofisico, del ludico, anche perché ci saranno laboratori che interesseranno i bambini, ci si trasformerà da fiore, ci sarà una o da pianta, ci sarà una sfilata nel borgo, si rivive il borgo attraverso questo tema che parte appunto dall'ambiente, dall'importanza dell'ambiente che è una risorsa a tutto sesto per chi vive il territorio, e speriamo di avere parecchi visitatori. Quali sono le peculiarità di Pizzone? Certamente la risorsa madre appunto è proprio il contesto in cui sorge il paese, quindi la natura, oltre che la fauna, e naturalmente una comunità eccezionale sotto il profilo dell'ospitalità. Siamo anche comunità ospitale, saremo anche all'Expo di Milano come comunità ospitale attraverso l'associazione Borghi Autentici, l'unico paese del Molise ad aver ottenuto questo finanziamento dal Ministero del Turismo ed è divenuto appunto comunità ospitale. Attraverso questo finanziamento abbiamo come amministrazione costituito una rete tra i vari operatori economici e di Pizzone e dell'intera Valle del Volturno, e hanno già realizzato questi bravi operatori economici dei pacchetti turistici.
Schiavi della musica del 2015, festa della birra e della musica indipendente. Da questa sera e fino a domenica appuntamento a Schiavi di Abruzzo in provincia di Chieti. Oggi e domani a Jelsi la 14ª edizione della festa in onore di San Amanzio, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale Centro Studi di Storia, Cultura, Tradizioni e Territorio San Amanzio, in programma processione, sagra e concerto. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Soleggiato il cielo oggi sul Molise, debole nuvolosità in diradamento dalle ore pomeridiane, stellato nelle ore serali. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 15 gradi su Campobasso e la massima di 26 a Termoli. Ventilazione settentrionale, poco mosso il mare Adriatico. Domattina ancora sole su gran parte della regione, valori atmosferici in aumento, venti da nord. Impegno popolare ad Agnone per sostenere un'altra stagione calcistica in Serie D. Il solco è stato tracciato nel corso dell'ultimo vertice societario. Ad Agnone c'è la forte volontà di continuare il discorso calcistico tra i dilettanti nazionali per il nono anno consecutivo. La società del presidente Antonio Melloni è intenta da giorni ad allargare la base societaria. Potrebbero rientrare in questo discorso circa 40 tra piccoli imprenditori, professionisti e commercianti in grado di reggere l'urto economico della Serie D, senza spese folli e per un campionato senza affanni. Il sodalizio Granata parallelamente guarda con fiducia al ripescaggio in ambito nazionale. Dalla segreteria di via Castelnuovo si muovono per inoltrare alla Lega Dilettanti gli incartamenti necessari. Con il disimpegno finanziario del manager Rocco Sabelli e probabilmente dell'ex presidente Franco Marco Vecchio, l'unica strada possibile ad Agnone resta quella di un azionariato popolare in grado di creare solide fondamenta per proseguire un discorso calcistico extra regionale in Alto Molise. Nei prossimi giorni proseguiranno i contatti tra i dirigenti dell'Olimpia e i possibili nuovi soci. Restano molto delicate le questioni economiche e societarie in casa Termoli e Isernia. Entrambe sono di diritto nel prossimo campionato calcistico di Serie D, ma i debiti pregressi nei riguardi di allenatori e giocatori mettono a serio rischio l'iscrizione al torneo 2015-2016. Vani fino a questo momento gli appelli alle rispettive amministrazioni comunali. La nuotatrice di Montemitro Paola Giorgetta, affetta dalla sindrome di Down, parteciperà tra un mese a Los Angeles ai Giochi Mondiali di Special Olympics per la nazionale italiana. L'atleta gareggerà nella specialità dei 25 metri dorso e 50 metri stile libero. Paola Giorgetta sarà l'unica molisana a volare negli Stati Uniti per la manifestazione mondiale prevista per il 25 luglio. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.